Macro categoria imprese, categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, healthcare software. E andiamo a leggere la motivazione. Per essere tra i principali player sul mercato internazionale nel settore del software ospedaliero e diagnostico, per offrire tecnologie innovative e soluzioni all'avanguardia, grazie alle vincenti strategie di crescita adottate a un team altamente qualificato in grado di coprire le esigenze degli operatori sanitari di tutto il mondo. E andiamo a scoprire a chi va questo premio. The winner is Daedalus. E davvero, sempre una sorpresa. Per i nostri ospiti che sono collegati, a questo punto chiamo subito il diretto interessato. Giorgio Moretti, Executive Chairman, gruppo Daedalus, a cui faccio naturalmente tanti complimenti, ben trovato. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, le chiedo subito un commento a caldo dopo l'assegnazione diretta di questo riconoscimento. Noi siamo abbastanza, ormai sono molti anni che veniamo qui al vostro premio delle fonti. Abbiamo fatto un lungo percorso effettivamente. Credo che la prima volta sia stato nel 2010-2011. Quando effettivamente l'azienda iniziava a fare questo percorso di internazionalizzazione, al tempo avevamo dei soci di finanza con un'attitudine italo-cinese, cercavamo di prendere una posizione sul mercato cinese che ci pareva molto promettente. È stata un modo per sperimentarsi su mercati indubbiamente molto diversi dal mercato italiano. Poi sono cambiate in questi 10 anni tantissime cose e abbiamo continuato a percorrere questa via dell'internazionalizzazione e non c'è dubbio che negli ultimi 2 anni abbiamo fatto, diciamo, la trasformazione definitiva dell'azienda. Quindi da una grande azienda nazionale, poi nel 2019 con questa operazione fatta di acquisizione delle attività omologhe alle nostre di ACFA, quindi azienda formalmente belga, ma in realtà abbiamo comprato le attività tedesche e francesi, e quindi nel 2019, poi il closing è stato fatto nel 2020, ma insomma sostanzialmente nel 2019 facciamo questo grande passaggio che già ci portava ad essere un'azienda assolutamente europea, con una presenza di leadership in mercati come la Germania, come la Francia, l'Italia. Quindi insomma dovevamo essere già abbastanza soddisfatti in teoria. Poi una serie di eventi, ma soprattutto la necessità di leggere questo mercato nella maniera opportuna, quindi ben consapevoli che gli investimenti in ricerca e sviluppo nel nostro settore sono e saranno sempre più alti, quindi abbiamo fatto anche questo ulteriore fondamentale passaggio, che è stata l'acquisizione delle attività sempre omologhe di DXGE, questa grande multinazionale americana, che aveva dalle varie attività ereditato a valle di una serie di operazioni anche a sua volta di acquisizione, quelle che erano le tradizionali attività in Inghilterra, prevalentemente in Australia, e quindi con questa ulteriore acquisizione siamo diventati effettivamente la più grande azienda al mondo al di fuori degli Stati Uniti nel nostro settore. E significa un'azienda da quasi 6.000 persone che opera in 40 paesi con una leadership riconosciuta nei numeri, nei fatti, in Germania, in Italia, in Francia, in Inghilterra, in Australia, anche in posti appunto abbastanza distanti, ma tutto questo è frutto di una strategia industriale, quindi di queste 6.000 persone, ben 2.000 persone sono in ricerca e sviluppo, probabilmente, sicuramente, al di là degli Stati Uniti, la più grande organizzazione di R&D nel nostro settore. Certo. Beh, ricerca e sviluppo che si collega direttamente, così le do un altro input, ma insomma lei ci sta raccontando giustamente una storia ed è perfetto, perché
questo, lo scopo anche dei nostri awards è quello di mostrare degli esempi concreti, al di là poi delle considerazioni che si possono fare in maniera astratta. Ricerca e sviluppo, dicevo, si collega direttamente alle tecnologie innovative, soluzioni sempre all'avanguardia, che soprattutto sono sempre più richieste dopo questo ultimo anno. Diciamo che il Covid ha indubbiamente accelerato ulteriormente questa presa di coscienza, di quanto la sanità sia un settore mission critical, quindi con tutte le complessità del caso, ma direi che non ci ha colto impreparati, perché ormai noi avevamo iniziato già nel 2017 questo percorso di grande investimento, che deve necessariamente portare prevalentemente la classe medica, perché la parte sanitaria ormai è da molti anni che ha ben capito e utilizza queste tecnologie per efficientarsi, ottimizzare, essere più facile, più utilizzabile dai pazienti. Ma in realtà la grande trasformazione noi la stiamo portando nel mondo clinico, dove fino ad oggi questi strumenti sono più o meno rimasti delle commodity. Oggi invece credo che anche il Covid abbia contribuito a far capire che non è la telemedicina lo strumento, che è una pura commodity, ma è tutto quello che queste tecnologie consentono di costruire in termini di modificazione dei processi di gestione clinica, quindi a beneficio di una miglior qualità della cura, una riduzione del rischio clinico e anche indirettamente anche un miglioramento dell'efficienza gestionale, quindi di una maggior qualità barra prestazione. Certo, quindi come guardare al futuro adesso? Abbiamo parlato del passato, del presente, ovviamente con l'anno che abbiamo trascorso, futuro. Dunque, è chiaro che il percorso di Daedalus è stato un percorso negli ultimi 10 anni, come dire, abbastanza intenso in termini di acquisizioni, abbiamo comprato più di 100 aziende, abbiamo, come dire, fatto un'opera di deframmentazione del mercato. Questo è un mercato così strategico che però in particolare in Europa non aveva un campione, e quindi qual è la nostra missione dei prossimi anni? È quella di arrivare a disporre di un'offerta che semplifica enormemente questo portafoglio, mantenendo e garantendo a tutti i nostri oltre 10.000 clienti, di cui 6.000 ospedali e 5.000 laboratori, perché questo è il numero dei nostri clienti nel mondo. Noi abbiamo più di 3 milioni di professionisti che ogni giorno lavorano con i nostri sistemi e produciamo ogni anno 3 o 4 miliardi di documenti clinici con le nostre applicazioni. Quindi il grande valore è quello di portare delle nuove piattaforme, che sono l'oggetto della nostra ricerca e sviluppo, che consentiranno questa radicale trasformazione del sistema. Questo è il grande investimento. Quindi garantire ai nostri clienti, che sono stati fino ad oggi da tutti noi ben serviti, un'evoluzione sempre più potente, sempre più robusta e sempre molto più vicino all'asset, non al commodity. Quindi oggetti per ridisegnare i propri processi. Questo è l'obiettivo dei prossimi 2-3 anni. Abbiamo, come giustamente lei ricordava, un grande team di management, abbiamo una struttura di R&D molto solida, abbiamo delle idee molto chiare e siamo molto avanti in questo percorso. Ecco, e allora guardi, proprio perché stiamo parlando del futuro, che la cosa migliore, naturalmente anche ripercorrere gli anni addietro serve sempre, noi, come ben sa, visto che è con noi da un po' ed è monitorato da un po' insieme al suo team, continueremo a osservare i passi in avanti, soprattutto in questo momento cruciale per il nostro paese. E quindi la domanda di chiusura è questa: se insomma, in qualche modo la selezione comprendesse ancora anche voi, sarete ancora qui la prossima edizione dei nostri awards? Boh, penso di sì, penso che non... Allora, sì. Insomma, ai premi difficilmente ci si sottrae, no? E quindi assolutamente. È un modo conclusivo per dire che davvero tanti complimenti a lei. Grazie. Che ha partecipato questa sera, ma a tutti coloro che lavorano per gli obiettivi sempre crescenti. Quindi grazie ancora e complimenti a tutti voi. Grazie, grazie a Giorgio Moretti, Daedalus. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci.